Mrs. McGrath, the sergeant, said, would you like a soldier is undead? The scarlet coat, the big con- Tour parte da Roma Fiumicino il 13 novembre 1994 con volo Royal Jordanian e giunge ad Amman dopo circa 3 ore di viaggio. Da Amman in pullman raggiungiamo Gerasa, poi varchiamo il confine con la Siria per arrivare a Bosra e di qui a Damasco. Visita della città e delle vicine località di Sednaya e Malula. Poi da Damasco, attraverso il deserto siriano, giungiamo a Palmira. Da Palmira ad Homs. Homs, Hama, Apamea, Aleppo. A nord di Aleppo visitiamo San Simeone e torniamo ad Aleppo per portarci a sud verso Ebla, Ugarit, Latakia e Tartus, sulla costa mediterranea. Si ritorna all'interno per una sosta al crack dei cavalieri, poi verso Homs e Damasco. Di qui in volo torniamo ad Amman e di nuovo in pullman raggiungiamo il Monte Nebo, Madaba e Kerak. E dopo aver attraversato il deserto giordano arriviamo a Petra. Rientriamo ad Amman per tornare in Italia. Vogliamo sperare che questo video risulti piacevole e interessante e vi auguriamo buona visione. Thank you for your attention. La prima meta del nostro tour è Gerasa, che si trova a 50 km a nord di Amman, verso il confine siriano. Fu costruita dai soldati di Alessandro Magno intorno al 33 a.C. ed è considerata una delle città romane meglio conservate del vicino Oriente. Testimoniano la grandezza di questa città l'imponente foro con la sua originale forma ovale, circondato da 2 ordini di colonne con capitelli ionici. Dal foro si diparte il Cardo Massimo, che va da sud a nord e che costituisce la via più importante nell'urbanistica romana. Dopo aver scambiato un saluto con gli archeologi italiani impegnati nei lavori di restauro, raggiungiamo il piccolo Teatro Nord. Vagando fra le immense vestigia, giungiamo al cospetto del tempio di Artemide,
che si erge in fondo alla lunga scalinata che partiva dal Cardo. Anche per un problema, quando uno vuole sposare deve prendere la scatola chiusa, come l'uovo di Pasqua, poi dentro trova la sorpresa. Tanto solo il viso, se vuoi. Quindi non ce ne sono di quelle che aspettano, sono in attesa? No, in Giordania no, è proprio una grande vergogna se la donna resta incinta prima del matrimonio. Ci lasciamo dietro il territorio giordano. Con l'aiuto di Giacinto, la guida siriana che ci accompagnerà per tutto il paese, torniamo in viaggio alla volta di Bosra. Case di nera pietra basaltica. Passiamo davanti all'antica e nera Porta del Vento per arrivare alla cittadella. Questa possente fortezza fu eretta dagli arabi tra l'undicesimo e il tredicesimo secolo. Passiamo sotto volte a crociera. Percorriamo camminamenti di ronda, saliamo ripide scale, fino a quando ci appare del tutto insospettabile l'immensa ma armoniosa cavea del teatro romano, risalente al secondo secolo d.C. Gli arabi della dinastia degli Ayyubidi ebbero la grande sensibilità di conservare nel cuore della loro ciclopica fortezza questo gioiello dell'arte romana, che giunge così quasi intatta fino a noi. L'ampio terrazzo adiacente il teatro è un autentico museo all'aperto, con le sue numerose sculture in basalto disseminate qua e là. A Bosra si fa sera. E torniamo sulla via di Damasco, dove giungiamo quando la capitale è già sfavillante di luci nella notte. Al mattino il tempo è grigio e minaccia pioggia quando partiamo per l'escursione a Said Naya, che vuol dire Nostra Signora. È una località sulle montagne dell'Antilibano, a 35 km a nord di Damasco. Saliamo per la visita nella chiesa del convento, consacrata a Nostra Signora. All'interno della piccola chiesa,
in mezzo a molte altre icone su fondo oro, è conservata un'immagine della Vergine, che secondo la leggenda sarebbe stata dipinta da San Luca. Dopo alcuni chilometri di impervie strade di montagna, raggiungiamo il villaggio di Malula, abbarbicato sulle rocce. Sotto un cielo plumbeo ed una pioggia incessante, che tuttavia accentuano la sacralità dei luoghi, ci addentriamo nel monastero di San Sergio, che cela al suo interno una piccola chiesa bizantina. Ci riceve un simpatico e loquace prete ortodosso, Don Vittorio, il quale ci fa da cicerone ed alla fine reciterà il Pater Nostro in lingua aramaica, la lingua in cui predicava Gesù e che ancora oggi viene parlata in questo villaggio. Siamo rientrati a Damasco e ci portiamo nella città vecchia seguendo la cosiddetta via diritta, che fu quella che percorreva San Paolo quando improvvisamente udì le parole di Dio: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ed avvenne la sua conversione. Noi invece siamo già immersi nel dedalo di vivaci stradine che ci mettono a contatto con i costumi, i suoni, le voci e le abitudini di questa genuina città araba. Abbandoniamo il frastuono ed i profumi di spezie del mercato e ci avviamo a visitare la grande moschea degli Omayyadi. Fu costruita dagli arabi nell'VIII secolo, nel luogo dove sorgeva l'immenso tempio di Giove, di cui restano alcuni ruderi nei dintorni. Il maggior fascino di questo luogo è dato dal vastissimo cortile che fiancheggia la moschea, con al centro la cupola delle abluzioni,
e più avanti la cupola del tesoro scintillante di mosaici. L'interno, al quale si accede dopo aver tolto le scarpe, è maestoso, ma quasi spoglio. Immensi tappeti ricoprono totalmente il pavimento e qua e là, accovacciati a genuflessi, i fedeli pregano Allah in un'atmosfera ovattata e maleodorante di piedi. Sotto lo sguardo dell'onnipresente Assad, il nuovo giorno si promette bello. Ed infatti il sole si fa strada tra le nuvole, quando giungiamo al museo archeologico, dove però non ci permettono le riprese. Ci dobbiamo così accontentare del balletto di un gruppo di danzatori nel giardino del museo. Per avviarci al ristorante ci immergiamo di nuovo in un altro souk, anche questo rumoroso e pittoresco. Grande Saladino, dall'alto del suo cavallo, ci dà l'ultimo saluto di Damasco. Siamo in viaggio verso Oriente, attraversiamo il deserto siriano per raggiungere in circa 3 ore la favolosa Palmira, che riposa da secoli ai margini di una verdissima oasi di palme. Scendiamo al Cham Palace Hotel, dove ci viene offerto il drink di benvenuto.